Gentili telespettatori, buona giornata. E arriva la risposta dura di Giorgia Meloni a Elena Edel, che si fa chiamare Elly Schlein. Il tema è quello di Ilaria Salis, dove il governo arriverà a liberarla. Matematico. Perché vi dico questo? Ma se ha liberato Zaki, egiziano detenuto in Egitto in una finta democrazia, se la Meloni è riuscita a liberare Zaki, che era uno studente egiziano in Italia, volete che non riesca a liberare un'italiana in Europa, in un paese amico dove Orban stravede per lei, politicamente parlando? Certo che ci riuscirà. Stanno solo cercando di capire come far passare la liberazione, non per merito di Meloni e Orban che passano sopra la magistratura ungherese, ma devono farlo passare come una decisione della magistratura ungherese. È chiaro? A quelli che dicono che Orban non può farlo perché la magistratura ungherese è autonoma. Ma qual è autonoma? Quello è un mezzo dittatore. Ci sono le elezioni, ma sono per finta. L'autonomia della magistratura è per finta, perché devono comunque far vedere in Ungheria che possono stare in Europa, perché ci vogliono certi criteri per stare in Europa. Pertanto devono far finta oggi che sia poi una decisione della magistratura. Ma è matematico che questa Ilaria Salis torni in Italia portando e provocando un clamore. È un successo gigantesco per la Meloni, anche elettorale, in vista delle prossime elezioni. E allora Elena Schlein dice che, pensate un po', grave ritardo del governo. Allora, ci sono 2.400 italiani detenuti in giro per il mondo. 2.400, con casi di tutti i tipi. Nessuno ha fatto mai nulla, nessuno, anche perché per trattare 2.400 casi ci vorrebbe un ministero che si dedichi solo a quello, Ministero dei Detenuti Italiani all'estero. E per quanto riguarda questo, la Schlein che parla di un grave ritardo del governo è una frase buttata lì, che realmente non ha nessun senso. Una frase vuota, una frase sciocca, completamente sciocca, che vuole essere propaganda per la sinistra, ma risulta una sciocchezza veramente da vergognarsi, soprattutto per gli elettori del PD. Dico io, ma non vi vergognate avere un capo politico di questo tipo? È giusto criticare, il compito dell'opposizione è criticare. Ma il compito dell'opposizione è quello di verificare l'operato del governo, non di dire sciocchezze sul governo. In questo caso, Elena Schlein, se fosse stata un politico di un certo livello, avrebbe detto: bene il governo sul caso Salis, avanti così, brava Meloni, però io vorrei parlare del salario minimo che ancora non c'è. Ecco, un capo politico di opposizione credibile dice: brava Meloni con Salis, però devi occuparti anche di salario minimo, devi occuparti di quest'altra roba qui, eccetera, eccetera. Questo farebbe diventare Elena credibile. Ma quando risponde, una mattina ti svegli e dici che la Meloni è in grave ritardo sul caso Salis, caspiterina. Ma non ci pensi al tuo elettorato che si vergogna come una biscia di queste cose qua? Comunque, la replica della Meloni è stata abbastanza dura. Dice: cos'è che ha detto la Schlein? Non so cosa intenda Elly Schlein quando è un grave ritardo del governo. Poi, se lei è più brava di me, sicuramente saprà cosa fare. Taglia corto la Meloni proprio perché, ovviamente, le sciocchezze che dice sto capo politico, le commenti perché comunque è il capo del secondo partito in Italia, è già lì
bisognerebbe chiedersi profondamente come fa la gente a votare per un partito con un capo di questo tipo. Io, se fossi un elettore del PD, direi: io per il momento non voto PD, vado nell'astensionismo fin quando il capo politico non cambia, o piuttosto vado a votare Renzi o Calenda. Ecco, 100.000 volte meglio Renzi o Calenda che Elena che si fa chiamare Elli. Questo è matematico. E poi sulle dimissioni di Vittorio Sgarbi, lei ha accettato le dimissioni di Sgarbi dopo il pronunciamento dell'antitrust, dice che la decisione di Sgarbi di dimettersi è corretta. Aspetto di incontrarlo a Roma per accogliere quelle dimissioni. Quanto alla richiesta di Sgarbi di una verifica sulle incompatibilità degli altri membri del governo, lei dice: ho atteso per avere degli elementi oggettivi. Mi aspetto che Sgarbi, che ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi, non si aspetti che quel governo decida per altri con elementi che non sono oggettivi, perché sarebbe un po' eccessivo. Mi pare che Sgarbi si sia reso conto che la scelta corretta era quella delle dimissioni e quindi accolgo le dimissioni, ha rimarcato la Meloni. E sul caso Stellantis dice: mi è parso quello che ho letto abbastanza bizzarro, siamo sempre disponibili ed aperti a quello che porta posti di lavoro, se poi si ritiene che produrre dove costa meno il lavoro sia meglio, liberi di farlo, dice la Meloni. Ho letto di alcune dichiarazioni di Tavares, non ho trovato questa intervista e mi sarebbe sembrato curioso, l'amministratore delegato di una grande azienda dovrebbe sapere che gli incentivi non possono essere rivolti a una sola azienda, che abbiamo investito negli eco-incentivi. E sulla protesta degli agricoltori dice: abbiamo sempre incontrato gli agricoltori, uno dei principali mondi a cui rivolgo attenzione, lo dimostrano i fatti, le leggi di bilancio con cui sono state aumentate le risorse. Abbiamo rinegoziato il PNRR portando da 5 a 8 miliardi fondi per l'agricoltura. Abbiamo inoltre fatto lo sforzo incentivi sul gasolio, abbiamo fatto il massimo possibile, un grande lavoro che anche nella difesa dei prodotti di eccellenza, come la famosa norma che vieta il cibo sintetico. Si può sempre lavorare per fare meglio e di più, sono sempre disposta ad ascoltare le istanze. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo per il prossimo video, la prossima notizia, il prossimo commento fra circa una mezz'oretta. Grazie a tutti e arrivederci. A presto, buona giornata.